Bene, buonasera a tutti. Riprendiamo il nostro percorso di catechesi. E come ci siamo detti l'altra volta, proviamo ancora ad essere attenti, in qualche maniera provocati dal fatto resurrezione. Perché ritengo che parlarne sia non soltanto il fondamento, sia non soltanto il fondamento, ma dovete sapere che tutta la proposta cristiana che fonda sulla resurrezione parte dalla resurrezione. Cioè, in altri termini, la visione evangelica, la scrittura dei Vangeli, la stesura di quella verità è detta dai teologi post pasquale, cioè in altri termini è il fatto di quell'incontro con colui che era morto e che è risorto che crea le condizioni di dare movimento, struttura, profondità a quell'annuncio che diventa coraggioso, che diventa tale da provocare in chi crede un rinnovamento totale della propria esistenza, in chi non lo accetta, in un assurdo che pochi pazzi stanno in qualche maniera vendendo come verità. Il fatto non è cambiato ancora, perché noi abbiamo la Chiesa ma non abbiamo la resurrezione, abbiamo il culto ma non abbiamo la resurrezione. Abbiamo le processioni, i pellegrinaggi, ma non abbiamo la resurrezione. Da quando la Chiesa è diventata istituzione di tipo storico-territoriale, il mistero di quell'annuncio che deve sconvolgere la vita di chi ne fa parte è secondo. Sono le regole a base dell'istituzione. Per cui nelle Chiese si parla di peccato, di premio, di punizione, di destino, di futuro, di miracoli, di resurrezione se ne parla pochissimo. Eppure la resurrezione è il fondamento. Diciamoci la verità, è pure la parte più difficile. Anche perché ragionare sulla resurrezione significa ragionare su quello che non hai sotto mano, su quello che dovresti vedere, come dice Paolo, non vedendo, e sentire non sentendo. Perché la fede che cos'è se non anticipazione di ciò che tu non vedi e credere in quello che non è visto? Ma lì è. Il Signore non ti dice, non l'ha mai detto, non c'è sta nessuna pagina del Vangelo che dice, io ti do 150 anni di vita, non c'è sta scritto. Non ci sta scritto che noi staremo meglio degli altri, non c'è scritto, non lo trovate da nessuna parte, che la nostra vita sarà senza le difficoltà, che a noi è dato quantitativamente quello che agli altri che non sono credenti non è dato. Non è così. E chi pensa questo è un illuso, e chi fa pensare questo è un ingannatore. Gesù dice semplicemente questo, proprio lo dice in maniera chiara: tu credi in me. Il rapporto non è su quanto ti dà, su quella parola, per questo noi fondiamo il nostro percorso credente sulla parola del Maestro, su quella parola che dice: tu sei disponibile a gettare la rete dalla parte dove io ti dico. È un rapporto di fiducia. Fede significa avere fiducia. E non è che io ho fiducia perché ho una contropartita. Anche se poi la contropartita c'è, ma io ho fiducia, mi fido. Tutto il gioco, tutto l'annuncio del Vangelo sta su quello. E sembra assurdo, e sembra difficile che io debba credere nell'assurdo.
Sembra strano, ma è questo. Perché logicamente, perché non c'è sta niente di logico dal punto di vista dei fatti, diciamo così, storici, nel supporre che ci sia uno che è morto ed è risorto. Ma questo è. E badate bene che i primi apostoli, San Paolo, non fa sconti su questo, non è che si tira dietro e dice: guardate, la resurrezione c'è sta o non c'è sta, è la stessa cosa, è necessario che siate buone persone, brave persone, che tenete delle belle chiese, che fate delle belle processioni, che rispettate i preti, il Papa, i Vescovi, che dite le preghiere. No, no, San Paolo non fa sconti, dice: senza questo dato, senza questo fatto, senza l'accettazione di questo rapporto fiduciario tra Gesù e te e Gesù risorto, non c'è religione che tenga. E se oggi c'è un problema nel cristianesimo, è che il cristianesimo è diventato, qualora resiste, un fatto sociologico, culturale, non un fatto misterico. È un fatto di tipo discendenza, di passaggio di testimone all'interno del linguaggio familiare, per cui tu non ti converti al cristianesimo, cioè non fai una conversione di interpretazione della vita, ti trovi all'interno di un fatto perché quella cultura ti ha passato quel fatto. Poi quando all'interno di quella cultura, di quella storia, c'è qualcuno che apre gli occhi e si accorge invece che Gesù sta dicendo qualcosa di diverso, uno si meraviglia. Ma com'è che io ho sempre sentito e mannaggia mai capito? E com'è che adesso è come se mi fossero caduti i veli davanti agli occhi, per cui io sì ero cristiano, ma non avevo capito niente? E com'è che nessuno mi aveva detto che cosa significasse essere cristiano? E qui la domanda di senso. Una domanda alla quale io rispondo in questi termini, l'ho scritto, lo ripeto, lo ribadisco, che qualora ci fosse l'annuncio cristiano davvero, coloro che accolgono l'annuncio cristiano sono disponibili a cambiare la vita. Sono disponibili, e badate bene, non la cambiano dal punto di vista etico, perché non è che il cristianesimo in quanto tale è una proposta etica, non è che io mi aspetto, certo, mi auguro che ciascuno di noi come brave persone si comportano in maniera adeguata alla dignità, no? Umana, ma cambiano la modalità dell'essere, perché grazie a Gesù non si sentono più vinti, non si sentono più fuori. Grazie a Gesù non si sentono più schiavi, si sentono figli, liberati. Questo io l'ho scritto, l'ho ribadito più volte, ma nella tenerezza di un Dio diverso. Io dal 2002 lo vado a ripetere. Sono passati ormai 14 anni. E mi sorprende che di volta in volta, questo però lo dicevo prima di scriverlo, io l'ho scritto nel 2002, ma lo dicevo molto prima, da quando ero giovanissimo prete. Oggi di volta in volta tu ti accorgi, per esempio, che quelle che sembrano essere le novità che sta dicendo Papa Francesco, novità nel 2016, sono cose che con molta umiltà, ma molto, perché Francesco dice il 10%, e noi dicevamo nell'86, sentendoci completamente soli quando lo dicevamo, perché eravamo i preti alternativi. Alternativi, criticati, combattuti, isolati. Basti pensare a quello che oggi è diventato un fatto eclatante, no? Uno dovrebbe però leggere tutto il documento di Francesco, l'ultimo, che Amoris Laetitia, la gioia dell'amore, per dire che il sacerdote, caso per caso, può accogliere una persona che vive una situazione matrimoniale irregolare.
accettata come una grande novità, grande novità. La rivoluzione sarebbe questa. Questa sarebbe la rivoluzione. È una rivoluzione che io applico dal 1981. 81. Isolato, da solo, eccetera, alternativo. Cosa che io dicevo allora nell'81, e dicevo, ero giovanissimo prete, 28 anni, non esiste un peccato eterno, qualsiasi esso sia. Ci sono delle colpe, degli errori. Tutte le colpe, tutti gli errori nel tempo, in ragione della misericordia di Dio e della verità, devono fare i conti con quella verità. Nel frattempo sono passati 30 anni rispetto allora. 30 anni, ma tutti quelli che si sono sentiti esclusi allora e poi hanno avuto figli e i figli sono cresciuti, sono fuori, irrimediabilmente fuori, perché si sono sentiti scacciati. Adesso rincorrere quello che è perso è difficile, non impossibile, è difficile. Ci vuole una nuova evangelizzazione. La profezia è avere anche il coraggio, in ragione della resurrezione, di ragionare con la visione del cielo, dove non si fanno sconti, non sono sconti, non si fanno sconti rispetto a uno, a un altro, i giusti peccatori, non sono sconti, quasi come se uno volesse facilitare il percorso, ma è la proposta che diventa più esaltante. La proposta non è quella di chiedere a me l'assoluzione, è chiedere al tuo cuore il perdono, a te che ti devi assolvere, non la facilità di una bacchetta magica sulla tua storia. Quando l'individuazione in te, in ragione dell'amore di Dio, del tuo percorso, perché il primo a perdonarti devi essere te, tu devi risorgere con Cristo. La proposta di Gesù è una proposta straordinaria. E quella parola, resurrezione, cambia il vocabolario della storia. Quali sono i peccati, secondo voi, rispetto all'accettare meno la resurrezione? A mio modo di vedere, se cambia il vocabolario, i 10 comandamenti sono presunti, presupposti. Perché i 10 comandamenti stanno prima la resurrezione. Non rubare, non uccidere, non commettere adulterio. Questo quasi, come dire, è dato già. Chi ha incontrato Cristo risorto non fa i conti con questo passato, che possono essere anche delle fragilità, e tu poi ti rialzi rispetto alla caduta. Chi incontra il Cristo risorto sa che il suo peccato è altro. Non è che è normale che uno non ha da rubare, non ha da uccidere, non deve... è normale se sei credente o non credente, ma se sei risorto con Cristo, il peccato è pensare da morto, non da risorto. Il peccato è ridurre tutto a tempo, essere prigionieri del provvisorio. Da dove nasce il pessimismo, che è un peccato contro la resurrezione? Da dove nasce il qualunquismo, che è un peccato contro la resurrezione? Da dove nasce la volontà di preferire i mediocri all'eccellente? I peccati sono diversi nella istituzione. C'è bisogno di regole ferme perché si mantenga il potere della Chiesa, il potere dello Stato, il potere del capofamiglia. E allora la religione serve a sistema per garantire il proprio potere. Non rubare, non uccidere, non commettere adulteri, onore tuo padre e tua madre. Tutto logico, ma sono leggi dello Stato, qualsiasi esso sia. Stato laico, Stato religioso, Stato familiare. Sono alla base. Ma quando risorge un uomo, il relativo non può diventare assoluto,
L'assoluto, quello è relativo e tu già l'hai fatto. Il risorto, la risurrezione ti dice: tu sei figlio delle tenebre o figlio della luce? E lo ha mezzi e riavala e figlio delle tenebre, lo ha. Sei uno che pensa solo a distruggere o vuoi costruire? Dice: ma chi le c'è sta morto? No, c'è sta la risurrezione. Pensi a quanto stai perdendo o pensi a quanto stai conquistando? Chi è figlio della resurrezione non dice: oggi è passato un altro giorno e un giorno in meno. No, dice: oggi è passato un altro giorno, un giorno in più. Considera possibile avere fiducia nella vita? Insegna a chi gli viene dopo di lui, ai suoi figli, a colorare di speranza la sua giornata? Capite quali sono i peccati? Troppo semplice, dice: pur a nuandan, poi ho disubbidito a papà e a mamma, a nuandan. Perché uno con quello stile, se è preparato all'esame di coscienza, qualche bugia, qualche pensiero cattivo, ho disubbidito a mamma e papà, che lei? Hai passato vita o hai passato morte nella tua vita? Hai consegnato speranza o disperazione? Hai inaugurato giorni di luce o hai stabilito percorsi di tenebra? E guardate che l'invidia, il rancore, la vendetta sono tutte parole nuove all'interno di questo meccanismo, perché chi è figlio della luce non le pratica. E badate che se sono risorto con Cristo, quella ricaduta non è più a livello individuale soltanto, perché non peccare secondo i 10 comandamenti è non uccidere, non commettere adulterio, ma è nella specificità della costruzione di una società diversa, no? Dove uno immagina che alla logica del possesso ci sia la logica della condivisione, dove alla logica dell'individualismo esasperato ci sia la logica della fraternità, dove alla costruzione delle opposizioni invece ci sia il dinamismo della pace. Provate a capire quanto cambia con la resurrezione e quanto l'annuncio cristiano sia stato debole rispetto a tutto questo, perché la resurrezione non c'è stata. Io non è che voglio criticare storicamente la Chiesa, lo faccio spesso. Ma se ci fosse stata la predicazione della resurrezione, ci sarebbero stati mai i roghi nella Chiesa? Ci sarebbe stata mai l'Inquisizione? Ci sarebbero state mai le crociate? È inimmaginabile. Ci sono, se a forma dell'annuncio che è verso la resurrezione, c'è invece bisogno dell'istituzione di conservare se stessi. Se la resurrezione vince, è la logica del perdono che vince. Se la resurrezione vince, è la giustizia sociale che vince. Se la resurrezione vince, è il noi sull'io che si muove. E voi sentite anche come è impegnativo parlare di resurrezione. Voi capite perché quei pochi uomini che non avevano, e è questo quello che vorrei farvi passare, perché qualcuno lo deve capire. Quando Gesù è risorto, il gruppo dei suoi erano ignoranti, non è che erano da scuola, erano teologi, professori, erano pescatura, pescatori. Non è che hanno strutturato un pensiero alto che derivava dai propri percorsi culturali. Quella gente che ha detto di se stessa, raccontandolo con un'estrema chiarezza: noi, come voi, eravamo perplessi dinanzi alla sua proposta. Non è che hanno raccontato un mito, si sono messi in discussione. Pietro e gli altri hanno raccontato la loro sconfitta, i loro tradimenti, la loro incapacità di capire quello che stava avvenendo.
Eppure quando l'hanno visto risorto, quando l'hanno visto faccia a faccia, si sono dovuti fermare per dire: ma è vera o non è vera? Di cogliere in quell'incontro qualche cosa di inaudito, e quel fatto inaudito li ha fatto diventare coraggiosi, loro che erano codardi, li ha fatti aprire una visione nuova della vita, loro che erano brava gente ma chiusi nel loro essere razziali, nel loro essere circoscritti e circoncisi nel popolo di Israele. Hanno avuto coraggio, un coraggio che nell'immediatezza non pagava e non ripagava. Non è che quel coraggio li ha fatto, come abbiamo interpretato noi, papa, re, successo, no, persecuzione. Ma loro dicevano e ripetevano per bocca di Pietro: dopo quell'avvenimento, quel fatto che ci ha cambiato la vita, noi dobbiamo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Era stato talmente sconvolgente quello che avevano visto che tutto il resto diventava relativo. Io vorrei davvero che io non dico voi, nei momenti miei di difficoltà, quando uno resta solo per i propri convincimenti in ragione di quello che crede, riesce a dire sempre: io devo ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Invece le convenienze, il compromesso, pure a Macambà, no? Pure sa da Macambà. Mi ricordo che quando io stavo in curia, no? E stavo portando avanti la mia riforma, che voleva essere questa, vabbè, sarà scritto a settembre, ottobre, quando uscirà il libro su quella visione, ma mi si disse: ma tu non ti rilassi mai. Fa gambà. Avere un sogno in strutture da incubo è un problema. Fa gambà. E quante volte ve lo sarete sentiti voi? Nei posti di lavoro, negli ideali da dover lanciare, anche in famiglia, quante volte vi sarete sentiti dire: ma lascia perdere, fa campà, ma stai sempre in amanera. La visione, la profezia, certo ci sono dei rischi, ma chi ha scelto la resurrezione non trova forza nel compromesso, o fa così o fa così. Il problema è di chi in fondo, resurrezione o non resurrezione, ha da campà. Se nel 1981, appena prete, o nell'86, quando sono diventato parroco, veniva qualcuno che aveva un problema come quello di cui parla il Papa adesso e mi raccontava la sua tragedia, io dovevo fare una scelta. O stavo sempre in tensione rispetto alla parola di Dio e tentavo di capire, scegliendo, anche contro che era necessario accogliere. E in questo mi compromettevo con una realtà che era contraria. Ma potevo salvare qualcuno, potevo accompagnare qualcuno, dovevo scegliere. Stai sempre in una maniera. Forse che avete mai sentito da me, in tanti anni che sto in mezzo a voi, che ci sta qualcuno che nel nome del Signore si possa perdere. C'è un peccato che non possa essere perdonato, che Lui abbandoni qualcuno di noi. Avete mai sentito parole come condanna, punizione da parte mia? Ma da parte mia avete sentito autenticità, sì. Avete sentito da parte mia il coraggio della nostra fede. Avete sentito da parte mia qualche volta che non vi ho visto a messa la domenica, ma io domenica non t'ho visto. Ho
Oppure avete sentito dall'altare che io ho detto la domenica è un peccato mortale che voi non venite. Ma avete mai sentito dirci in 30 anni che sono qua? E non lo faccio neppure con i ragazzi. Ma avete sentito da parte mia continuamente dire che solo l'amore di Cristo vince e conoscere quell'amore cambia la nostra vita. È la resurrezione che cambia il vocabolario, figli miei. L'obbligo del credente non sta nella pratica. L'obbligo del credente alla pratica deriva dalla conoscenza. Più mi innamoro e più sento dentro di me che mi sento obbligato, ma non da una legge, da una necessità, da un bisogno che diventa sempre più impellente perché non ne posso fare a meno. La nostra responsabilità è immensa. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo risiede alla destra del Padre. E gli apostoli si sforzano in tutto e per tutto di far cogliere questa suprema novità. Uno dei più grandi di questo annuncio è Paolo, che tende proprio di spiegare, e lo faremo la prossima volta, che cosa significa resurrezione della carne. Lui fa proprio il discorso, dice: tu mi chiedi che cosa significa resurrezione della carne, io te lo spiego, anche se tu avrai resistenze rispetto a questo. Perché poi il problema non è soltanto annunciare la resurrezione, l'assurdo è accettare che Gesù sia risorto e abbia detto toccatemi e abbia detto datemi da mangiare così vi faccio vedere che non sono un fantasma come voi pensate che io sia. Cioè, in altri termini, risorgere significa non andare in avanti ma ritornare indietro rispetto al progetto credente al momento in cui Dio ha pensato l'uomo senza la morte. Questo è. Non è dargli il futuro, ma riconsegnargli il passato. Sarebbe difficile, è un discorso troppo difficile. E andremo lontani. Ma il passato e il presente è un fatto che riguarda soltanto chi è nel tempo. Il passato e il futuro, scusate, riguarda solo chi è nel tempo. Chi è nel non tempo è l'eterno presente. E questo significa che noi già stiamo là. Per questo quelli che già stanno là non sono infelici, perché già siamo insieme. Ce lo dobbiamo fare il percorso. Questo è il peccato, è il tempo. E nel frattempo che stiamo in gestazione, sogniamo cieli nuovi e terre nuove. La resurrezione è lo sconvolgimento dell'idea stessa della vita, sconvolgimento, l'idea stessa della vita. E quando io dico io credo, è su questo che muove la prima parola credente. Io credo risorgerò. Andate su tutte le tombe antiche, tutte le tombe antiche. Non troverete altro che questa formula: io credo, risorgerò, io credo, risorgerò. E la croce vuota, senza il crocifisso, su una lapide, stava a significare questo: come Cristo ha abbandonato la sua croce, anch'io. Io credo, risorgerò. Allora, comprendiamo insieme il percorso che dobbiamo fare. Ecco perché io più volte vi faccio pregare: Signore, io credo in te, ma aumenta la mia fede.
Per questo io prego insieme a voi così, perché le resistenze non sono circa la verità etica del Vangelo, gli insegnamenti del Vangelo, il bisogno di sentirsi coccolati, protetti anche dalla forza del miracolo. Il passaggio è là. Il passaggio è là. Andatevi a rileggere la conversione di Francesco d'Assisi, andatevela a rileggere. E molto spesso, quando si parla della conversione di Francesco d'Assisi, la si vagheggia, la si mitizza rispetto al desiderio di Francesco di abbracciare solo la povertà, sono tutte conseguenze. Francesco è soldato contro Perugia. È lui che è di nobile famiglia, con il padre ha finanziato il gruppo di amici che deve andare a combattere nella guerra comunale tra Perugia ed Assisi. Sapete com'è andata? Perdono. E nel frattempo che perdono, rischia di essere prigioniero con la complicità di un amico invece. E chi faceva prigioniere? Non si scagnavano i prigionieri, si rischiava anche di morire. E lui viene ospitato, protetto, nascosto da una famiglia che lo conosceva di Perugia. Da lì vede nella piazza principale di Perugia una cosa sconvolgente. Vede, tenete presente che Assisi era ghibellina e Perugia era guelfa. Assisi stava con Ottone, l'imperatore, e Assisi con il Papa. In piazza lui vede scuoiare una persona che aveva avuto la colpa di leggere il Vangelo di Matteo tradotto in Vulgata. Era un peccato da eresia. Scuoiato, eh. La cosa strana è che quel testo che teneva nelle mani l'eretico capita proprio mentre sta a Perugia, per alterne vicende, per casi, nelle mani di Francesco. Il quale Francesco gli viene sotto gli occhi in italiano, non in latino, capitolo 5 di Matteo. Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi. Si tiene stretto il testo, ma nel frattempo non sa se è eretico o è credente, è normale. Prende una febbre fortissima, che è la quartana, e nel frattempo ritorna ad Assisi. In vaneggiamenti assoluti, con queste voci che sente. Ma sono tutte voci che rimandano a quella novità nella sua vita, cioè di avere ascoltato per la prima volta la voce di Gesù nella sua vita. Perché quando la raccontavano in latino, quando ne parlavano in altre lingue, quando la raccontavano, e chi la capiva? Lui avvertiva che Gesù stava parlando per lui. Ricostruisci la mia chiesa, ricostruisci la mia chiesa. Poi va a San Damiano, nel periodo della guarigione, diciamo così, della convalescenza dalla quartana, perché dalla quartana si moriva, lui era una febbre fortissima, lui stava convalescendo, e trova quel famosissimo crocifisso. Gli storiografi dicono che quel crocifisso aveva gli occhi chiusi. Chiusi. E Francesco, dinanzi a lui, mentre sente la voce ancora ripetendo «Costruisci la mia chiesa», all'improvviso si accorge che gli occhi sono aperti. È lì che Francesco incomincia a capire che deve aprire gli occhi. Deve passare dagli occhi chiusi agli occhi aperti. Dalla vita come morte alla vita come passione di luce.
E vedete che tutta il linguaggio, la filosofia, l'apertura di Francesco è tutta a toni positivi, aperti, capace di abbracciare la natura e di celebrare perfino la morte in questi termini. Perfino la morte. Tenete presente che 1200 è l'anno di Jacopone da Todi, dove la morte è vista come un premio di Dio per la purificazione dei peccati, dove la morte è cercata, agognata come spirito di liberazione. E Francesco dice: Laudato si mi Signore per sora nostra morte corporale, cui nullo omo può scampare. Nostra sora si permette di chiamare la morte sorella, cambiandole i connotati da nemica a possibilità, ad esperienza. Solo chi ha il risorto nel cuore può dire, come dirà Paolo: o morte, dov'è il tuo pungiglione? Perché il pungiglione della morte è stata vinta. Voi pensateci a quello che abbiamo detto stasera. Pensiamoci e riflettiamo. Il peccato non sono i peccati, che sono fragilità. Il peccato è pensare di non farcela. Questo è il peccato del mondo, ma io credo nell'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo. Questo è il peccato. Se c'è la resurrezione, tutto è possibile, perché Lui è con me. I peccati sono fragilità. Il resto è vita, e la vita trionferà sulla morte. Bene, buonanotte a tutti.